Beh, intanto quest'anno rispetto a tutte le altre edizioni sicuramente meno pianti e più divertimento, perché comunque non dimentichiamoci che sì, è un programma di cucina, che è un programma ma che vogliamo divertire il pubblico. Noi ci siamo divertiti molto, abbiamo trovato anche dei concorrenti, siamo riusciti a trovare dei concorrenti che comunque ci hanno dato molto, e per noi era importante, perché quando fai un programma di cucina dove davanti hai solo delle sogliole diventa difficile a tirare fuori, è già la seconda volta, a tirare fuori delle cose. Quindi credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e devo dire quest'anno per esempio le donne hanno tirato fuori quel quid in più, quella cazzimma che come abbiamo visto ci hanno aiutato molto. È un'edizione da vedere, perché poi sai, le prove sono sempre quelle, la mystery box, l'invention, il pressure, quindi era necessario dopo 6 edizioni tirare fuori qualcosa di nuovo e quindi l'abbiamo tirato fuori in questo modo, cioè un MasterChef più divertente, più bello, più fa ridere. È stata una roba, credo quest'anno è stato diverso, cioè abbiamo fatto più squadra, ci siamo divertiti più tra di noi, ci siamo presi anche in giro, però con tutta quella parte buona, cioè non era prenderci in giro o prenderci in mezzo solo perché volevamo fare qualcosa, è perché noi siamo così e quindi è venuto fuori questo. Sono una persona non severa, sono una persona corretta e voglio il meglio da MasterChef, dai concorrenti, ma voglio il meglio anche dalle persone che lavorano con me, perché credo che comunque quando riesci a tirare fuori il meglio di una persona hai raggiunto il tuo obiettivo.